La nostra passeggiata non è stata lunghissima, quindi non abbiamo raccolto tantissimi asparagi, giusto un mazzetto, però saranno sufficienti per condire un po' di spaghetti. Chiaramente la parte finale del loro gambo è più coriacea e dura. Allora io parto dalla punta che è tenerissima, spezzetto con il dito e così sarà facile fermarsi e capire quando non si spezza più facilmente. Allora, qual è la parte più dura da eliminare? Magari la utilizziamo qualche altra volta, domani, in un brodo vegetale. Non si butta via niente, sicuramente utilizzate in un brodo anche il gambo duro darà molto sapore, quindi sarà utilissimo in cucina. Potremmo realizzare tanti piatti, dai risotti alle frittate, potremmo utilizzarli come ripieno per una torta salata di pasta sfoglia o pasta brisée. Davvero tante ricette golose, delle polpette, adoro molto le polpette realizzate con gli asparagi sbollentati, scolati e poi uniti ad un impasto di uovo, formaggio grattugiato, pepe, sale e mollica. E poi fritte, sono veramente buone. Però in questo caso vogliamo fare un primo molto veloce e sbrigativo, quindi adesso intanto li puliamo, poi li sciacquiamo delicatamente sotto acqua corrente. In una padella mettiamo un filo d'olio. A noi la scelta di utilizzare un cipollotto, magari anche fresco, oppure dell'aglio. Scaldiamo l'olio, lasciamo rosolare un paio di minuti gli asparagi e poi aggiungiamo un po' di acqua per aiutare la cottura. Saranno morbidi in pochi minuti e potremo aggiungere ad essi la nostra pasta. Naturalmente ci sono tante ricette sul tuo blog Vivo Mangiando, anche sul blog Cibo Doc, ma possiamo utilizzare per preparare questi piatti anche gli asparagi, quelli coltivati, perché non tutti hanno la fortuna di vivere in un territorio dove passeggiando si porta a casa questo Chiaramente sì, tesoro. chiaramente sì. È facile di questo periodo anche trovare al supermercato quelli coltivati e chi deve accontentarsi lo può fare tranquillamente e mangerà comunque dei piatti buoni. Allora, noi vi lasciamo, buon appetito perché procediamo con la preparazione di questo piatto. Poi, per vedere la ricetta integrale sul social Cibo Doc, ma ci sono tante altre idee, tante altre proposte anche su Vivo Mangiando. Lasciamo lavorare Valentina.